Dal 21 giugno Ryanair riprende a volare in Italia e dal 1 luglio garantirà il 40% del proprio network. Qual è il trend delle prenotazioni? Sì, dal 21 giugno ripartiamo con alcune rotte internazionali, da e per l'Italia, ovviamente oltre alle tratte nazionali. Poi dal 1 luglio riprenderanno in modo più importante le operazioni con il 40% del nostro operativo, 1.000 voli circa al giorno e il 90% del network che avevamo pre-Covid. Sicuramente nelle ultime settimane con l'allentamento delle restrizioni dei vari governi abbiamo notato di nuovo un incremento di interesse verso i viaggi e decisamente gli italiani sul nostro sito cercano molto Italia, ma anche Grecia, Spagna, Malta, Croazia e Cipro. Quali misure avete messo in atto per la sicurezza dei passeggeri? A bordo degli aeromobili Ryanair, il personale, ovviamente anche i passeggeri, dovranno indossare per tutta la durata del viaggio una mascherina o comunque una copertura facciale. E avremo inoltre un servizio a bordo limitato e con ovviamente snack e bevande preconfezionate, e sarà consentito soltanto il pagamento con carta, quindi proprio per evitare lo scambio di contante. Limiteremo ovviamente anche l'utilizzo dei servizi su richiesta, su base individuale, proprio per evitare l'affermarsi di coda nei corridoi. E ricordo inoltre che tutti gli aeromobili Ryanair sono dotati di filtri HEPA che provvedono alla pulizia dell'aria in modo costante e sono filtri simili a quelli utilizzati nelle aree critiche degli ospedali. Ovviamente poi la pulizia degli aeromobili, dell'interno degli aeromobili, avviene quotidianamente con prodotti che sono efficaci per oltre 24 ore. Da settimane stiamo informando i nostri passeggeri sulle nuove misure di sicurezza, sia per quanto riguarda appunto l'inizio del loro viaggio in aeroporto con la misura della temperatura corporea piuttosto che l'utilizzo della mascherina, e costantemente li stiamo informando delle nostre nuove misure sulle piattaforme social piuttosto che sito, piuttosto che email dirette ai consumatori. Abbiamo inoltre accolto con molto favore le misure EASA che confermano quali sono le misure efficaci per il contenimento del virus. Il decreto rilancio varato dal governo italiano contiene misure per il trasporto aereo e su questo tema Assaeroporti ha espresso preoccupazione circa eventuali azioni tese a disincentivare la presenza di compagnie low cost nel nostro paese. Qual è la posizione di Ryanair? Crediamo che le misure incluse nel decreto rilancio rischino di distorcere la libera concorrenza e di compromettere un vero recupero, un vero rilancio e sviluppo del turismo italiano. E fra queste l'iniezione di altri 3 miliardi in Alitalia, la deposizione di un CCNL settoriale, l'aumento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Noi siamo per l'Italia e per misure e regole che siano uguali per tutti, per tutti i vettori aerei. Siamo per la riduzione, se non l'eliminazione, soprattutto in questo momento, dell'addizionale comunale, proprio per andare a stimolare domanda e traffico, soprattutto nelle regioni. E noi vogliamo continuare ad essere un asset strategico per il turismo italiano, come lo siamo stati negli ultimi 20 anni, andando a sviluppare il turismo capillarmente nelle regioni, nei 29 aeroporti che colleghiamo, con le oltre 300 rotte internazionali che arrivano direttamente tutto l'anno, quindi non solo nel periodo di alta stagione, in Italia, a portare sviluppo e a portare turismo. Il decreto rischia di costringere le compagnie low cost a concentrarsi su rotte consolidate da e per Milano, da e per Roma, andando quindi a causare un effetto controproducente che sarebbe quello dell'aumento della competizione con le rotte all'Italia, da e per Milano e da e per Roma, nonché il crollo del traffico aereo nelle regioni. Come ha detto, sia Assaeroporti, le regioni, gli aeroporti italiani si stanno da settimane attivando e stanno alzando la voce contro queste misure e noi come Ryanair abbiamo chiesto al governo italiano un incontro, siamo pronti a collaborare, ad iniziare un dialogo col governo italiano, a mettere sul tavolo le nostre idee per un vero rilancio del turismo italiano.